Ciao Maria Grazia e grazie per essere qui per questa nuova puntata di Impact Girl. Eccomi qui, grazie a te. Allora, dirti che parlarti è emozionante, insomma, è abbastanza ovvio e scontato, ma non solo perché sei una star internazionale, ma anche perché sei una donna dai valori fortissimi, per i quali tra l'altro ti batti senza riserve e tra l'altro la tua onlus, che se non sbaglio si chiama Vite senza paura. Vite senza paura. Si è veramente battuta in prima linea letteralmente in questo periodo di quarantena e vorrei chiederti, per rompere un po' il ghiaccio, quali sono i risultati che siete riuscite ad ottenere in questo periodo così delicato? Ma guarda, intanto siamo stati da sostegno psicologico a tutte le donne che comunque stavano subendo violenza, perché non potendo uscire, non potendo andare a denunciare, soprattutto si sentivano più forti e anche più protette, perché uscivano fuori dall'essere anonime, perché comunque la solitudine è la cosa che fa ancora più paura. Queste donne si sono ritrovate da sole con i loro mostri dentro casa. Tanti hanno scoperto che magari il loro compagno era violento, perché magari prima non lo era e solo con la convivenza è uscita fuori la violenza. Tante si sono ritrovate a casa con i propri figli e questo ha portato a vedere anche i figli subire violenza Soprattutto dopo questo tante donne si sono decise a denunciare, perché quando hanno visto che la violenza non era circoscritta a loro, ma che comunque la loro scelta ricadeva anche sui figli, le hanno portate a denunciare. E diamo sostegno psicologico, legale, siamo una spalla sulla quale loro si possono appoggiare, siamo noi tutte insieme, non c'è una diversa dall'altro, noi, siamo donne, siamo un mondo dove non esistono le diversità, non esistono i pregiudizi, esiste solo la vita e l'importanza per la vita e il rispetto per la vita. Questo è bellissimo, soprattutto quando parli di unità, no? Noi donne non siamo molto brave in generale a creare complicità. Il nostro peggior difetto, guarda. Ma perché secondo te questa cosa? Non lo so, guarda, io mi sento una diversa perché sono cresciuta grazie a mia madre, forse è stata l'educazione di mia madre che mi ha sempre insegnato a guardare il bello, ad ammirare chi era più di me, ma non per invidiarlo, per imparare, per assorbire energia, per essere un confronto positivo, confrontarmi con chi ha di più o con chi comunque ha fatto delle cose migliori, serviva come un libro da sfogliare quasi, dal quale imparare, ma mai invidiare, perché mia madre mi ha sempre detto: se ce l'ha fatto lui, ce la puoi fare anche te, se ti impegni. Quindi è questo un modo in cui lei mi ha cresciuto ed è una lezione che poi io ho dato anche a mia figlia. Mia figlia non ha invidia, non ha pregiudizi, perché comunque avere una mente libera ti fa godere della vita a 360 gradi, non hai dei limiti, perché il pregiudizio, comunque l'invidia, ti crea degli ostacoli, no? Perché comunque tu ti senti sempre in competizione, sì, con qualcuno e non ti senti mai arrivata, non ti senti mai soddisfatta, hai sempre paura di tutto e vivi la tua vita isolata, e questo è un danno per te stessa, anche per gli altri, perché poi questo è comunque ti fa crescere un bambino violento, perché una mamma gelosa, una donna rabbiosa trasmette la rabbia al figlio, che giudica le donne perché magari hanno un vestito più corto o una scollatura più provocante. E invece dobbiamo insegnare ai nostri figli a guardare le donne come degli esseri meravigliosi, da amare, da rispettare, perché sono il dono della vita. Donano vita. Noi siamo qui perché le nostre mamme, le nostre amiche hanno dato vita. E quindi bisogna crescere, bisogna imparare noi donne per prima a non essere violente con le donne, perché noi stesse siamo violente, siamo le prime nemiche delle donne. Tu, Maria Grazia, sei riuscita a fare tutto questo in un contesto come quello dello spettacolo e del cinema, dove forse è ancora più amplificata questa sorta di invidia, questa smania di perfezione, questo non sentirsi mai arrivate. Come cavolo ci sei riuscita a mantenerti in armonia ed equilibrata con te stessa anche in contesti così intensi? Beh, sono rimasta fedele a quello che sono, non sono mai cambiata, anche se questo poi mi ha fatto soffrire, perché comunque non è stato facile, perché comunque quando subisci violenza da parte delle donne è ancora più forte della violenza che subisci da parte di un uomo, perché
significa non vedi speranza, perché da parte di una donna ti aspetti complicità, ti aspetti assistenza, ti aspetti comunque armonia. E proprio perché siamo uguali, viviamo tutte la stessa Situazione. situazione, e quindi è una cosa che ti fa ancora più male. E appunto per questo sono continuata ancora con più testardaggine ad andare avanti con i miei principi, fino a quando sono riuscita a trovare un gruppo di donne che la pensavano allo stesso modo. Nel nostro gruppo non sussiste l'invidia, non c'è, noi siamo tutte donne diverse una dall'altra. C'è Solveig, che è un magistrato molto influente, Francesca, che è una psichiatra, psicologa, bravissima nella sua situazione, Stella Giurlandino dell'Artemisia Onlus, che si è unita con noi, che è una donna, una manager, e tante altre, comunque Silvana, che ha un suo ruolo istituzionale importante. Ognuno di noi ha una sua posizione, ognuno di noi è un puzzle importante perché noi vogliamo riuscire a cambiare le leggi. È la cosa sulla quale ci siamo tutte quante unite, perché ancora oggi le leggi non sono da parte delle donne. La burocrazia è troppo lunga, una donna che denuncia deve aspettare un'eternità prima di vedere giustizia fatta, e il momento in cui la donna si decide a denunciare è il momento in cui inizia il countdown. Se lei ritorna a casa, può anche non uscire più da quella casa viva. E quindi dobbiamo cambiare delle cose che sono ancora arcaiche. Diciamo che la legge è abbastanza da parte dell'uomo e non da parte, ma a volte manco da parte della giustizia. Io sono molto, molto, cioè bisogna capire che comunque la parola giustizia uguale per tutti è un qualcosa che deve essere realmente così. E non soltanto delle parole scritte sulla porta di un tribunale. Quando ti sento parlare, io vedo questa donna determinata, con le idee chiare, che sa quello che vuole. Ora è chiaro che c'è anche Beh, è un'esperienza, no? sempre così, non è che Alle sia spalle. sempre E quello infatti che la mia voglio. domanda è questa, cioè, intanto è sempre così. Hai qualche insicurezza, qualche paura che ancora non hai superato? Tantissime, guarda, ma proprio tante. Io sono una grande timida. Poi, ecco, quando devo fare le mie lotte sociali, divento un leone, tiro fuori gli artigli e mi batto perché odio le ingiustizie, odio tutto quello che sono i pregiudizi. E quindi, per me, è una carica dove io veramente mi carico e vado. Però poi, logico che sono anche una donna fragile quando poi alla fine si parlano, ecco, dell'essere madre, come ne parlavamo poco prima, di vivere una vita tra una fami in famiglia, condividere la propria vita, quando subentrano le altre persone, poi diventa non sempre facile, soprattutto perché le tue scelte determinano anche ricadono poi sulla vita degli altri. Quindi, soprattutto poi quando fai un lavoro come il mio, dove comunque la visibilità non sempre è piacevole, no? Perché diventa tutto visibile, ma anche le bugie possono diventare un boomerang per colpire non soltanto te, ma anche le persone che sono intorno a te. Come riesci a fartele scivolare addosso quando già quando subiamo un torto, quando qualcuno dice qualcosa di noi che magari è vero e non è molto piacevole, già ci dà fastidio perché comunque ci sentiamo esposte. Poi se qualcuno dice qualcosa di noi che non è per nulla vero, cioè non oso immaginare quanto difficile sia. Ma guarda, mi è successo anche ultimamente, poi ho fatto anche causa, ma purtroppo, ripeto, a volte la giustizia non è dalla parte della verità e vincono i poteri a volte politici o i poteri che vanno al di là. Però io penso sempre che c'è una giustizia divina e che tutto il male che fai, io credo molto nell'energia. Se tu fai del bene ti ritorna bene, se tu fai del male il male ritorna sempre, perché è una questione di energia, il bene attrae bene, il male attrae male. E quindi io credo che nella vita se ti comporti bene, poi alla fine dormi tranquilla e la serenità è il più grande premio che ti possa dare la vita, il fatto di stare bene con te stessa, essere felice perché comunque hai generato felicità. E quella è la cosa, forse è da follia, però io fino adesso sto bene. Quindi il fatto di sapere che hai la coscienza a posto, che stai facendo la tua parte, dovrebbe bastare per bastarci, no? Per dire ok, posso stare tranquilla in qualche modo.
anche se ripeto, poi quando ci sono le ingiustizie ci soffro, sì. Quando proprio, però ci sono delle cose sulle quali riesci a batterti, altre sulle quali capisci che devi fermarti perché sennò diventa una lotta contro i mulini a vento. Ci sono ancora delle ingiustizie nel mondo che sono talmente radicate, talmente profonde, che è pura utopia pensare da sola di potercela fare. Allora le accantoni e dici, arriverà il momento perché il male, quel male possa finire, però devi trovare la giusta misura. Io dico la giusta chemioterapia anche per poter dare fine, perché è un tumore il male che va combattuto, però non ce la puoi fare da sola ed è la mentalità la cosa più difficile poi da curare. Dal punto di vista invece della tua carriera professionale, qual è stata l'insicurezza più grande che sei riuscita a superare e come ci sei riuscita? Ma il teatro, perché essendo una grande timida, ma soprattutto essendo anche una grande dislessica, avevo sempre paura di un confronto diretto con il pubblico, perché pensavo di sempre, ogni volta che salivo su un palco anche a ritirare un premio o fare una presentazione, mi sentivo morire, quindi pensavo di non farcela mai, fino a quando non ho incontrato Michele Andreozzi, che mi ha coinvolto. Sai quando incontri quelle persone artisticamente fantastiche che tu dici voglio lavorarci insieme perché sto bene, mi sentivo protetta. E così è cominciata questa avventura del teatro insieme anche a Vittoria Belvedere, a Marco Zingaro, e mi sono ritrovata fortunatamente in un gruppo di persone fantastiche che mi ha fatto vincere la più grande fobia, quello del palcoscenico, di un contatto diretto e del giudizio diretto soprattutto, al quale sfuggivo logicamente sempre. Manca scuola. Chi non vorrebbe sfuggire al giudizio diretto? Ma quindi non hai sempre voluto fare l'attrice? O è stato un progetto che avevi da bambina? È stato tutto per caso. Io l'unico sogno che avevo, che non riuscivo a fare, non sono riuscita a realizzare, era quello di fare la modella, perché comunque sono 1,78 m e quindi tutti quanti mi dicono ah sei alta, puoi fare la modella, ero magra, però poi, avendo una sesta di seno era pura follia, perché nessuno mi prendeva mai a sfilare, al massimo mi facevano fare le pubblicità per i costumi da bagno, la lingerie, e quindi il mio sogno di modella si è frantumato dopo al primo fitting, dove non entravo dentro niente. Quindi diciamo che è stato un caso, ma nel senso, tu sei una grande timida, soffri o soffrivi di dislessia? No, soffro ancora, soffro, come ben vedi, certe volte scambio le parole, le cose, cioè diventa difficile per me coordinare parola, quello che viene pensato, quello che viene detto, e quindi devo fare degli esercizi che piano piano logicamente ho imparato, perché sai, quando io andavo a scuola la dislessia non era riconosciuta ancora, e quindi venivo considerata una svogliata, che non riusciva a stare ferma, che non riusciva a concentrarsi, e profondamente mi annoiavo perché la mia mente andava veloce, non riuscivo a seguire, soprattutto quando leggevo a voce alta, a seguire attentamente, perché dovevo fare degli esercizi. Poi piano piano, devo dire che anche con il mio lavoro e grazie agli insegnanti americani, sono riuscita a capire qual era il mio problema, a curarlo, e più che curarlo, perché non è una malattia, a esercitarmi. È un modo diverso di vedere la vita, io dico. Bellissimo, un cambio di prospettiva alla fine, perché poi è quello che crea i miracoli, no? Sì, che fa i miracoli, e da lì è uscito fuori che non ero la ragazzina svogliata a scuola che non riusciva a concentrarsi, era solo che non riuscivo a farmi capire. E come tanti, è il problema di tutti, nessuno riesce a capirci. Io vedo tante persone che mi scrivono e dico nessuno mi capisce, e io ho detto ma lo dice a me. E però, a parte gli scherzi, a parte questo che era un problema, però è vero che a volte non nessuno si sofferma ad ascoltarti e nessuno si sofferma a leggerti tra le parole e a capire veramente quello che le persone hanno bisogno e l'aiuto che ti stanno chiedendo.
E comunque, ritornando a me, sono una grande timida, non sono mai riuscita a vincere la timidezza, ma sono riuscita a usarla, a imparare a usarla, a usare tutte quelle che sono queste emozioni che prima mi rendevano imbranata, impacciata, i primi provini in disastro totale. Guarda, io ogni volta, tuttora, quando faccio i provini, sono talmente emozionata che dopo finisco e faccio... Oddio, non ci posso credere che a 50 anni ancora sei così. E però questo non ti ha fermato, no? La maggior parte delle persone, no, di fronte, la maggior parte di noi di fronte ad un sogno che vorrebbero realizzare, e però quando si entrano in contatto con le prime difficoltà della realizzazione di quel sogno, che magari hanno a che vedere, come nel tuo caso, con delle caratteristiche che difficilmente puoi cambiare così su due piedi, si bloccano e magari cambiano strada e poi si ritrovano a distanza di, non lo so, 10-20 anni a fare qualcosa che assolutamente non le rappresenta. Tu invece sei andata dritta per la tua strada, trovando una forza che è anomala. È anomala, ma anche il fatto di non ho avuto il tempo di pensare, perché è accaduto tutto in fretta. Okay. E praticamente ho fatto questo provino per la televisione, mi hanno preso, era indietro tutta, e poi da lì sono partita subito di nuovo per la Cina. Il mio primo viaggio è stato in Cina per delle sfilate di moda, e sono ritornata a Giorgio Capitani con Simona, la moglie, mi hanno preso per fare il primo film. Da lì, finito quello, sono entrata nel circuito delle pubblicità, e quindi mi chiamavano sempre per fare tutto quello che era italiano pubblicizzato all'estero, l'ho pubblicizzato, ed è stato tutto un vortice, e mi ritrovo oggi senza, ecco, forse adesso mi sono fermata due volte nella mia vita. Nel momento in cui sono rimasta incinta, perché ho avuto una gravidanza a rischio e quindi sono rimasta a letto per quasi 5 mesi, e adesso per il lockdown per il Covid, e non mi sono mai più fermata, ho seguito quello che era il mio destino e ho imparato strada facendo, senza nessun tipo di scuola. La vera scuola sono state le persone che mi hanno creduto in me, che mi davano coraggio, e io, pur di non deludere una persona che crede in me, mi lobotomizzavo e andavo. E devo dire grazie a tutti coloro che mi hanno aiutata, perché comunque se avessi trovato qualcuno che invece di spronarmi mi avesse veramente sotterrato, oggi come oggi sarei una di quelle pentite di non aver seguito la strada, perché la mia curiosità mi spinge sempre ad andare fino in fondo. Una volta che tocco e dico ok, non c'è speranza, ricomincio e faccio una cosa diversa, però vado sempre fino in fondo, non persisto. Io sbaglio massimo 1 o 2 volte, ma poi non persisto mai, perché lì rischi di diventare poi il fallito, e non va bene, perché rischi di sperare, ma non fallito perché non ce l'hai fatta, c'è una concezione del fallimento sbagliato. Non ti devi mai sentire fallito perché non ce l'hai fatta a realizzare un sogno, perché magari era solo un'idea, il sogno a volte è solo un'idea, no? Che avevi magari diversa, magari non ci sono state le coincidenze giuste per farlo realizzare, perché non dipende mai da te, dipende da un insieme di cose. Però come hai sbagliato quella cosa, poi, come ad esempio il mio, voler fare la modella all'inizio, mi sono sentita una fallita perché comunque il mio fisico non era adatto. Sì. Però se non avessi smesso subito, perché non ho, logicamente ho smesso subito quando al secondo o terzo fitting mi sono ritrovata le porte in faccia, ho detto vabbè, basta, era il mio sogno, finito lì, però non entro dentro i vestiti, quindi non posso, non avrei aperto la porta alla televisione, non sarei mai arrivata a fare quel provino, e avrei continuato a persistere a fare un qualcosa che comunque non andava bene perché non ero adatta. Quindi non è mai detto che la fine, il fallimento di una cosa non sia il principio di un'altra, bisogna stare sempre positivi. Io, guarda, nella vita mi deprimo 2 minuti, dopodiché ricomincio, sono una sognatrice, forse folle, però questo, ripeto, genera buona energia, e quindi ritorna la buona energia, come dicevamo prima. Questa è una cosa su cui io personalmente sto lavorando molto, il fatto, soprattutto avendo una bimba adesso, e quindi sapendo che qualunque scelta io faccia sarà uno specchio di quello che, uno specchio dove lei si rifletterà e potrà decidere appunto se imitare o se contrapporsi, però di fatto più io sono un buon esempio per me stessa, più riesco ad esserlo per lei. E cerco sempre di ricordarmi che il vero successo
perché abbiamo parlato di fallimento, poi dall'altra parte c'è il successo, che di solito viene stereotipato come, non lo so, fama, soldi, qualunque sia insomma poi la definizione che vogliamo darle, ma in realtà il cerco di ricordare a me stessa che il successo è provarci, qualunque sia la cosa che vogliamo fare, e come dici tu, i risultati non sempre o quasi mai dipendono solo da noi, ci sono un sacco di variabili che entrano in gioco, però il fatto di averci provato, di essere scese in campo, di esserci sporcate le mani, di aver fatto anche delle figure di M, perché succederà e succede sempre, però ad un certo punto ti guardi indietro senza rimpianti, dici ok, a questo punto decido se proseguire con un tentativo ulteriore o se cambiare strada, e questo mi sta aiutando molto, però è difficile. Ma poi dimentichiamo la cosa più importante: essere felici. Io ho imparato questa lezione dalla figlia di mia sorella, mia nipote, che è arrivata a Roma, ha studiato a Roma, ha poi trovato lavoro e le ho detto: ma tu che hai una media del 30 e lode, no? Perché lei tutti gli esami 30 e lode al massimo, sempre detto, ma non ti va di fare un qualcosa diverso e di crescere? E lei mi ha detto una cosa fantastica, è stata una lezione di vita, mi ha detto, io voglio essere felice, non voglio avere le responsabilità, tutto quello che comporta un aumento della carriera, poi cosa mi dà? Sì, soldi in più, ma mi toglie la felicità, mi toglie tempo alla mia vita. E questa è stata una cosa veramente che ti riporta con i piedi per terra, no? Perché io sono cresciuta in una famiglia molto modesta, eravamo in sette con uno stipendio, quindi immagina un po', mia madre veramente l'avrei messa come ministro dell'economia, perché lei è riuscita a tirare su quattro figli senza mai farci mancare nulla, e veramente io dico sempre grazie, perché lei ci ha fatto sentire tutte delle principesse e dei principi, io dico sempre che un castello di sabbia, crescendo in Sicilia, è una collana di pasta, e lei è quella che veramente ci ha insegnato ad essere felici, e forse tante volte, andando di corsa, tutto questo l'ho dimenticato, e ti fai coinvolgere da quello che è l'aumento della crescita, devi fare un tot film all'anno, devi fare questa cosa, perché sennò poi realizzi che sono tutte stupidaggini. Una volta che tu entri nel cuore delle persone, le persone ti vogliono bene perché ti scelgono loro, il successo non dipende solo da te, il successo dipende soprattutto dal pubblico che ti sceglie, che ti dedica tempo, che esce, paga il biglietto per vederti, dedica il tempo di guardarti in televisione o sui social, sono loro il successo, è il successo, e devi dire grazie solo a loro. Verissimo. E quindi La felicità è la cosa più importante, far crescere un bambino con la felicità, in un ambiente felice, e l'amore che gli puoi dare, guarda, lo renderà invincibile, invincibile, perché è quel pacchetto di salvataggio che tu ti porti dietro, che nei momenti difficili ti dà energia per andare avanti, perché tu l'hai conosciuta la felicità, tu hai l'amore, sei stato amato, quindi non hai quei buchi neri che poi, se non li hai avuti, te li porterai e puoi dare tutto quello che vuoi, ma se ti è mancato l'amore, se ti è mancata la serenità in famiglia, cioè ti è mancato tutto. Quindi secondo te questo può anche compensare il fatto che una mamma poi decida di, come hai fatto tu, tornare al lavoro, non dico immediatamente, però insomma abbastanza breve dopo una gravidanza? Dopo settimane stavo già al lavoro, dal cesareo, ho avuto un cesareo, quindi mi sono dovuta fermare qualche settimana in più, ma dopo tre settimane appena uscito, sì, quattro settimane in tutto, una settimana di ricovero e tre settimane a casa, la terza settimana stavo già sul set a girare. Devo dire, all'inizio un figlio ti dà dipendenza, perché talmente il benessere, talmente l'emozione, io non credo nell'istinto materno, assolutamente, credo che un bambino abbia quell'incantesimo per farti sentire talmente felice, ma una felicità talmente inspiegabile, sì, talmente non misurabile, che non lo so, dipendi da lui. Io mi sono allontanata e sono arrivata, dovevo partire, mi ricordo il primo viaggio l'ho annullato, sono ritornata a casa, perché appena ho girato l'angolo del palazzo mi sono sentita inutile, mi mancava il cuore, mi mancava il respiro, e quindi sono ritornata a casa, e poi ho dovuto lottare con me stessa per cercare di vivere di nuovo la mia vita, e
pur restando lei, perché lei resterà per sempre, ecco, quello che ti... Io ho pianto quando l'ho sentita piangere e ho detto la mia vita adesso non dipende più da me, perché la mia vita dipende da lei, dal suo respiro, dai suoi sorrisi, dalle sue lacrime, da tutto, pur essendo la mia vita presente, perché non bisogna mai annullarsi, quello è un errore che i figli non vogliono, perché i figli vogliono prendere, come hai detto tu, esempio da noi genitori, e emularli, e essere, non che debbano mettersi in competizione, perché poi ognuno deve fare delle scelte diverse, però devono sapere che comunque noi amiamo la nostra vita, non ci siamo annullati per loro, perché altrimenti non ci sentono gli eroi. Noi per loro siamo all'inizio, quando loro crescono siamo i loro eroi, siamo quelli che gli possono salvare la vita, siamo quelli che possono fargli passare tutte le paure, e quindi non dobbiamo mai dimenticare questo, perché siamo quelli. Io mi ricordo quando ero piccola, la prima cosa che facevo quando avevo paura, scappavo da mamma, e quella cosa ancora oggi me la porto via, ancora oggi, devo dire, un po' mi manca anche. Leggevo, credo in un'intervista scritta tua, che dicevi, no, che se tuo figlio un giorno decidesse di partire, per andare all'estero, per viaggiare, tu piuttosto di fermarla ti prenderesti un ansiolitico, piuttosto, perché tu avevi già le valigie in mano a 18 anni. E mi ci sono rivista molto, perché io è da quando ho 18 anni che viaggio, e poi non sono, tuttora non sono a casa, non sono più tornata a casa, ci torno naturalmente, però devo dire che adesso, avendo una bimba, la prima cosa che mi è venuta da pensare, quando poi mi sono un attimo ripresa dal miracolo, insomma, di questa nascita, è stato: oddio, io la voglio sempre con me adesso, cioè non la mando da nessuna parte. Però è chiaro che non puoi, che, come dici tu, devi trovare quell'equilibrio, devi tornare a dedicarti a te stessa, alle tue ambizioni, ai tuoi desideri, ai tuoi obiettivi, alla tua vita, insomma, e allo stesso tempo però esserci sempre per lei. Come ci si riesce a fare questa cosa? Devi essere, ma non soltanto per lei, non ci dimentichiamo poi che c'è anche il marito. Tra l'altro, sì. Che ha bisogno di attenzioni, quindi che richiede molto più demanding a volte della figlia, che non bisogna mai dimenticare. Bisogna trovare, noi siamo equilibriste tra i nostri amori, tra i nostri sentimenti. Dobbiamo essere noi a dosare le dosi giornaliere per tutti, come se fosse non quasi una medicina, ma come se fosse una parte importante della sopravvivenza degli altri, ma anche della nostra, perché poi la felicità loro diventa la nostra e viceversa. È un circuito dove non puoi fare a meno di nessuna delle cose, perché poi se accontenti di più uno, ignori l'altro si sente completamente escluso, anche se poi la felicità di avere un figlio è di entrambi. Io mi ricordo, ci siamo rivisti io e mio marito, dopo guardavamo e non ci importava niente più l'uno dell'altro tra un po', perché comunque eravamo talmente focalizzati su di lei che all'inizio l'abbiamo soffocata. Io non mi ricordo un minuto che ho staccato la mia bocca dalla sua faccia, dalle sue mani, cioè, e tuttora, adesso un po' ci basta, reagisce. Però la cosa bella è che lei non ha paura delle emozioni. Io ho avuto delle amiche che mi dicevano: ah, i bambini non devono essere mai troppo baciati, mai troppo coccolati, perché limiti l'indipendenza. Io sono, non mi vergogno di dire che fino a 16 anni ho dormito con mia madre quando mi svegliavo, e tuttora quando ritorno a casa, anche se tra un po' compierò 52 anni e lei ne ha 91, io mi siedo sulle sue gambe, facendo attenzione a non rompergliele, e mi stracoccola. E penso che l'amore sia un qualcosa che non è mai sufficiente o mai troppo, e non abbia mai danneggiato nessuno, se non noi stessi quando ci incaponiamo per qualcosa che non va bene. Chiaro. Quindi, no, ma non, guarda, non ci sono lezioni per vivere una maternità o vivere l'essere madre. Devi vivere semplicemente nel miglior modo, cioè nella semplicità. Un bambino ti chiede solo amore, non ti chiede altro, non ti chiede nulla. Ti chiede tempo da dedicare, neppure un giocattolo, perché comunque basta un foglio di carta, basta un sasso. Io mi ricordo mia figlia con i sassi, ci siamo messi a dipingere, a fare foglie. Non abbiamo mai giocato con un giocattolo, non ha mai giocato con una bambola. Abbiamo sempre creato un qualcosa, e questo è il ricordo più bello che ha lei della sua infanzia.
In effetti io ricordo, uno dei ricordi più belli era giocare con la pasta di sale. E recentemente, quando poi sono tornata a casa, credo fosse lo scorso Natale, ho chiesto a mia mamma, facciamo per favore la pasta di sale ancora? In effetti sono poi le cose che ti restano di più. Di sicuro non ho grandi memorie di giocattoli che possa aver avuto in passato. Però ti propongo un'altra sfida. C'è la cosiddetta sindrome della tiara, di cui si parla molto quando, soprattutto per donne, insomma, che cominciano a crescere, inizia l'adolescenza, poi crescono, poi diventano adulte, e c'è questa insicurezza dilagante che spesso le porta ad aver bisogno che qualcun altro approvi delle loro azioni, qualcun altro le incoroni, da cui credo il nome sindrome della tiara. C'è qualche suggerimento che ti sentiresti di dare anche alle ragazze che sono in ascolto, oltre che a me come neomamma, per riuscire a crescere delle donne che possano reclamare il loro valore senza bisogno di cercare approvazione continuamente? Guarda, questa è una fase adolescenziale che è capitato a tutti. Noi troviamo sempre, vogliamo l'approvazione sempre dell'altro. Possiamo essere bellissime, possiamo essere perfette, ma se la persona, magari di cui ci innamoriamo, o quello che ci piace, o le amiche, non ci fanno sentire come vorremmo essere, resterà sempre quella, come ne abbiamo parlato prima, no? Resta sempre quella cosa dove ti senti sempre di doverti migliorare, di dover fare, poi finisci magari nel fare la scelta sbagliata o ricorrere, io ho visto ragazzine ricorrere alla chirurgia a 16 anni, ed è sbagliato, perché comunque dobbiamo crescere, dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo piacere prima a noi stesse. Però dirlo a una ragazzina è completamente inutile, perché non ti ascolterebbe mai, perché è successo anche a noi. Poi crescendo abbiamo capito che comunque dovevamo partire con l'amare noi stesse per poi sentirci amate. E noi dobbiamo essere soltanto, come mamme, dobbiamo essere soltanto i parafulmine e cercare di evitare che loro cadano nel baratro, quindi magari nell'anoressia o nella chirurgo plastico o nelle droghe, alcol e tutto il resto, che sono le varie insidie delle ragazzine dai 12 fino ai 18-20 anni, sono questi i veri rischi delle ragazzine. Però, ripeto, devono fare la loro esperienza. Io auguro a tutto punto di avere delle mamme attente, di non essere oppressive, perché poi comunque loro hanno bisogno anche di sbagliare, come abbiamo sbagliato noi, però ci trasformiamo tutti in degli agenti segreti, dove spiamo, ci siamo, siamo presenti, però non lo siamo presenti. Dobbiamo essere attenti a bloccare subito sul nascere quelle che possono essere delle cose. Ci sono stati momenti che, non lo so, l'alcol, le stesse canne, no? Che vengono considerate naturali, Innocue. e no, poi in realtà agiscono sul sistema centrale nervoso e causano degli squilibri comportamentali importanti, ma attacchi di fobia, attacchi di panico che non guariscono, perché una volta che tu danneggi il sistema centrale nervoso, sono dei problemi che ti porti tutto il tempo, anche perché non sai mai cosa è veramente naturale e cosa è stato artefatto. E lo stesso alcol che viene considerato, sì, la sbornia può causare dei problemi perché aggredisce sempre a livello del sistema centrale nervoso. Quindi bisogna sempre stare attenti, provare però che non diventi mai nulla una Con una dipendenza. certa Dobbiamo misura. dipendere solo da noi stessi e dall'amore. Forse, solo quello, ma l'amore quando è giusto, manco quello sbagliato. Secondo te, se abbiamo già superato da un pezzo la fase adolescenziale, però ci portiamo dietro questo bisogno di approvazione costante da parte degli altri, cos'è che possiamo fare per ricordarci di volerci un po' più bene e ricordarci che siamo noi le prime che dobbiamo essere fan di noi stesse? Guarda, come mamme lo dobbiamo ricordare ogni giorno alle nostre figlie, perché quella è una cosa che si può fare tranquillamente. Tranquillamente, ma sin da quando sono piccole, e poi essere noi l'esempio per loro, perché comunque loro poi assorbono chi siamo noi. E non ci sono grandi lezioni, ripeto, è la vita che ti porta poi ad accumulare esperienza
essere tu l'esperienza della vita che loro ancora non hanno vissuto, senza diventare ingombrante, perché poi ci sono dei figli che ho sentito dire no, perché mia madre vuole, hanno paura di essere diversi dalle aspettative dei genitori, e allora lì li fai crescere dei falliti, perché passeranno tutta la vita ad accontentare te e non loro, la loro voglia di essere se stessi. Senti, Maria Grazia, ci sono dei rituali o delle abitudini che non possono mancare alla tua giornata, non importa dove tu sia, non importa se tu sia a casa, in quarantena, in viaggio, e quali sono? Guarda, la mia abitudine è quando viaggio, che viaggio sempre col mio cuscino. Ok. Perché è una cosa che giudico più personale, quasi dello spazzolino dei denti. E poi la mattina, io mi sveglio sempre prima, un'ora prima, perché ho bisogno di almeno un'ora da sola, al silenzio, dove i pensieri sono i miei e dove io mi faccio colazione, mi faccio la doccia, mi trucco e non voglio che nessuno interferisca con quella tranquillità di pace. È quello il mio, è ovunque sia. Comunque, io anche se mi devo alzare alle 3, mi sveglio alle 2, però mi interessa dormire. L'importante per me è avere quell'ora di solitudine da dedicare a me stessa. E visto che siamo stati a casa un bel po' in questo periodo, qual è l'ultimo libro che hai letto e l'ultimo film che hai visto? Guarda, i film ne ho visti un miliardo. Guarda, riuscirei a distinguere un titolo dall'altro, perché a parte che mi sono viste tutte quelle di avventura, di supereroi, perché avevo bisogno proprio di credere che arriverà un giorno un supereroe a salvarci da tutto questo. E, libri ho letto tantissimo, soprattutto Giuseppina Torregrossa e Marco Buticchi. Poi adesso ultimamente sto leggendo, ce l'ho proprio qui, Paolo Stella, che mi ha, con il suo libro ultimo, e poi si chiama pure Per caso. Quindi tanto il caso non esiste, e invece il caso esiste, perché certe volte la vita ti sorprende, perché delle cose ti capitano per caso e diventano la tua casa. Sì, sì. Che poi insomma forse tanto per caso non sono capitate, no? Tanto per caso non sono mai capitate, perché poi in realtà era... seguire l'istinto, noi abbiamo un nostro istinto che ci può salvare, come ci può distruggere se non lo ascoltiamo, che comunque è quasi sempre giusto, perché nasciamo con quell'istinto, poi la mente, la ragione un po' lo inibisce, però c'è sempre dentro di noi e va seguito. La cosa, forse il suggerimento più importante di tutta una vita, forse anche il più difficile da mettere in pratica, perché poi a volte è difficile capire se si parla di intuito o di paura, no? Separare le due cose. Non mi sento di fare questa cosa perché l'intuito me lo sta dicendo e non dovrei farla, o perché è la paura che mi sta dicendo di non farla? Guarda, quando ti viene quella cosa che ti parte proprio qui, come si dice, sullo sterno, no? O sopra lo stomaco, quello è l'istinto e lo devi seguire. C'è sempre quella fase, perché la parte di noi che è rimasta primitiva, e quindi la parte di noi che ci protegge e perché sente prima che arrivi, e quindi dovremmo imparare ad ascoltarla, perché ripeto, quando siamo piccoli siamo come degli animaletti, no? Agiamo d'istinto e sentiamo quasi prima le cose che arrivano, poi crescendo la ragione, il fatto che comunque parlare di istinto è quasi un dire ok, vuol dire che non sei intelligente, no? Se tu parli di istinto, allora quasi tanti hanno si vergognano, invece no, l'istinto resta ed è quello che poi ci salva la vita, oppure ci fa fare le scelte giuste. Dobbiamo cominciare a pensare veramente di partire da noi, poi puoi leggere tutti i libri che vuoi, puoi avere tutta la cultura del mondo, ma se ti dimentichi quello di seguire il tuo istinto, di seguire il tuo pensiero, resti sempre vuoto, nonostante tu abbia avuto qualsiasi tipo di apprendimento. Non cresci dentro praticamente. Non cresci dentro, perché poi soltanto anche
rapportarsi con gli altri, anche sbagliare ti fa crescere, perché ti fa capire appunto che magari avevi preso la strada sbagliata e devi puoi correggere tutto. Io dico sempre che quando ti svegli al mattino e sei vivo e stai bene, hai la possibilità di riprovarci, nonostante siano passati gli anni. Non c'è mai la parola fine, mai. Quindi non è mai troppo tardi nemmeno per fare qualunque cosa desideriamo di fare. Assolutamente no, poi oggi la vita si è allungata tantissimo, no? Io dico sempre che a 50 anni mi sento ancora una teenager, certo non vado in giro con i pantaloncini e l'ombelico di fuori perché comunque mia figlia mi lapida, poi comunque devi essere anche non ridicola, e né tantomeno mi sento di vestirmi da anziana, perché comunque non esiste più l'anzianità, è uno stato mentale. Tu puoi essere anziana a 16 anni come lo puoi essere a 100, però è soltanto una condizione mentale. L'importante è non essere ridicola, nel senso a 50 anni ci sono persone che vogliono dimostrarne ancora 20 e si deturpano, quello no, devi accettare la vita che passa, anzi sentirti fortunato, perché tanti non è permesso vivere la vita, tanti lottano tutti i giorni per poter vivere un giorno in più, e quindi se viene quella, scusa, sto tirando via le cuffiette e tutto il telefono, lo scordo. Se ti viene quella ruga è perché hai avuto la fortuna di vivere e quindi ti è venuta e te la devi tenere anche. Curarsi sì, però non accanirsi, perché sennò rischi veramente che poi vivi infelice. Ti guardi allo specchio, ci sono persone che si guardano allo specchio la mattina e si sentono male perché stanno invecchiando, mentre ci sono tante persone che frequento che si sentono male perché comunque stanno male e sanno che la loro vita sta finendo, quindi dovrebbero un attimino capire che nella vita svegliarsi, ecco, è un dono. E dobbiamo rispettarlo. C'è un aneddoto della tua carriera professionale che ti ha insegnato una grande lezione di vita durante la tua carriera? O una persona che hai incontrato, qualcuno che ti ha aperto gli occhi? Guarda, io ho cominciato con un film che mi ha dato una grande lezione di vita, perché se tu pensi che noi abbiamo finito di girare con il postino la sera alle 10 e il giorno dopo la persona che mi aveva portato il successo non c'era più, quindi sono partita con la lezione innanzitutto della semplicità, perché lui, Massimo Troisi, è una persona super semplice e super carina, con i piedi per terra, e poi col fatto che comunque nella vita nulla è per sempre, ma resta quello che fai, e a dimostrazione che il suo film, nonostante siano passati 26 anni, è ancora nel cuore di tutti, è ancora, viene studiato nelle università, e tutto quello che fai di bene comunque resta per sempre. Per sempre è un qualcosa che non finisce con la fine della tua vita, quando tu poi alla fine hai fatto un qualcosa di bello. E c'è una donna invece a cui guardi come modello? Oltre a tua madre. Stavo per dire oltre a tua madre. E poi ce ne sono veramente, ci sono tante le donne, che ammiro, che magari non sono famose e non hanno una popolarità, ma sono le donne che mi hanno insegnato che esiste il bene, e mi hanno confermato che esiste il bene. Quindi oltre a mia madre ci sono diverse, io le chiamo le sorelle d'anima e le seconde mamme, no? Che sono quelle che mi hanno comunque appoggiata, mi hanno protetta, perché quando tu lasci la tua famiglia sei sola. Non è una solitudine che è diversa dalla solitudine, perché comunque puoi essere circondata da un miliardo di persone, però lasci quell'ambiente dove tu sei super protetta, sei figlia, non sei più figlia, sei circondata da persone che dicono di volerti bene, ma tu sai che in fondo non è mai il bene che tu hai conosciuto, e quindi è un bene che non ti basta, perché è un bene che si può trasformare in qualcos'altro. È sempre lì, è un bene travestito, e non sai se sotto c'è veramente altro bene oppure c'è il mostro che ti aspetta per farti soffrire. E quindi devo dire grazie a tutte quelle donne che poi hanno confermato il bene e mi hanno dato la forza di continuare ad andare avanti, e sono qui. Maria Grazia, l'ultima domanda, giuro che ti faccio. Se dovessi
dire qualcosa alle donne che sono in ascolto e che non si sentono ancora adeguate, non si sentono mai abbastanza e che per questa sensazione non sono completamente bloccate? Magari hanno un sogno nel cassetto, ma continuano a chiudere quel cassetto con la chiave e non lo stanno riaprendo, pur desiderandolo tanto. Che cosa ti sentiresti di dire? Intanto di guardare chi e osservare chi c'hanno intorno, perché magari delle volte ci circondiamo di persone che ci fanno sentire inferiori, non ci danno quella forza di reagire, e se dipende dagli altri che ti continuano a sentire, cambia, cioè elimini della tua vita. Le persone che ti dicono sempre che tu non vali niente, che tu non ce la farai mai, non sono le persone che ti amano, e quindi molla tutto, vai via, perché comunque hai bisogno di vivere con persone che rispettano il tuo essere e che anzi ti devono dire che tu sei la migliore e che tu ce la farai. Devi cominciare da questo, dalle persone di cui noi ci circondiamo, e poi soprattutto da te stessa. Guardarsi allo specchio quei 5 minuti e sentirsi belle, fare qualsiasi cosa per sentirsi belle. Qualsiasi cosa non significa cambiare il tuo, però fare qualsiasi cosa che ti rende felice, almeno una volta al giorno fare una cosa per 5-10 minuti che ti rende felice. Grazie Maria, grazie, è stato bellissimo chiacchierare con te, e tra l'altro insomma abbiamo chiacchierato molto più a lungo di quanto inizialmente ti avevo detto avremmo fatto, quindi grazie davvero per averci regalato il tuo tempo, è un dono che porto nel cuore e ti ringrazio tantissimo. Ma figurati, ti mando un bacio grande e saluta la tua bimba e il tuo marito. Grazie mille, grazie Maria, grazie. Ciao. Un bacio, ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.